3.0. Politica, sport, scuola, sanità, ambiente, servizi sociali, traffico. Punto zero. Uno sguardo attento ed esperto su Bologna. Com'è e come la vorreste? Questo appuntamento è dedicato a un argomento che è scottante, un po' di cattivo odore, possiamo anche definirlo così, ma soprattutto che interessa tutti i cittadini perché, come vi ho detto, oggi tocca a una zona della città, ma domani potrebbe toccare a voi. Quindi sono in compagnia del signor Enrico Gagliardi, che è l'esponente del Comitato Liberi Cittadini, che è sorto perché lo sentiamo proprio dalla sua voce. Buongiorno a tutti. È sorto perché la gente ha cominciato a osservare un po' di... Un po' di questioni strane per la campagna, perché siamo in un'area totalmente agricola e quindi si è riunita, ha fatto un po' di considerazioni di 2+2 e in effetti era proprio 4 il risultato. Quindi rapidamente è stato costituito questo comitato, molto rapidamente, perché da giugno andare a fine del 2015 abbiamo protocollato 1300 firme, ma siamo già quasi a 2000 firme che prima o poi dovremo riprotocollare. Quindi c'è un grosso movimento di cittadini, e proprio per questa creazione, questa costituzione di questo polo rifiuti, che è un termine che lascia pensare di più, perché polo è un termine che si affida, si adatta, lotta quando ci sono parecchie siti, parecchie cose, non una, quindi questo è il motivo principale. La realtà in realtà sono due nuovi aggiuntivi stabilimenti, per cui si andrebbe a coprire un'area di quasi 12 ettari in aggiunta a quello che già esiste di Era Ambiente, e dove ci sono dei rifiuti, appunto questi nuovi stabilimenti, rifiuti addirittura tossici, nocivi, non nocivi, e quindi per quantitativi piuttosto rilevanti. Noi riteniamo che sia un'area completamente sbagliata. Perché stiamo parlando nello specifico di? Stiamo parlando di un'area attaccata agli stradali guelfi, quindi la strada provinciale 31, in piena curva, in prossimità di un incrocio della via Olmatello, e con una serie infinita di paletti, tra virgolette, che incredibilmente sono stati ignorati. Questo è il classico progetto all'italiana nato, sì, possiamo dire così, nato quasi 10 anni fa sulla spinta del modo di ragionare che c'era allora, che purtroppo oggi fa fatica a cambiare, e quindi per continuità politica, dico io, perché fatica a cambiare, si continua. Lì c'era un vetro rotto, dove lo mettiamo? Il vetro rotto che troviamo? Lo mettiamo lì, dice, ma poi viene fuori una mucchia, una discarica. E quindi lì c'era già questo ex Agripolis, ex Nuova Geovis, eccetera, e qualcuno all'epoca, il sindaco di ex, l'ora sindaco Loretta Masotti di Ozzano, fece questo contratto, accordo procedimentale con queste due nuove società per fare queste nuove realtà, quando noi sosteniamo che ci sono le aree agricole e ci sono le aree industriali. Nelle aree industriali facciamo le attività industriali, perché se nelle aree agricole facciamo le attività industriali, poi eccetera, e continuiamo con i pasticci che hanno caratterizzato. Chiaramente questa è una cosa che nasceva da probabili pasticci, accordi, qualcosa è così. Peccato che il sindaco attuale Luca Lelli abbia la possibilità di intervenire pesantemente su questo argomento, però fa molta fatica, evidentemente, pur nella stima che io ho di tantissimi dirigenti e organizzazioni del PD, ma fa molta fatica a dichiararsi, fa molta fatica a esporsi. Anzi, all'epoca disse che dice, ma io non c'entro niente. All'epoca era vice sindaco e assessore all'ambiente. Oggi abbiamo ancora un altro assessore all'ambiente, lui è diventato sindaco, però evidentemente che questi stabilimenti siano attaccati a un nodo ecologico
e addirittura identificato come caposaldo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un'area dove non c'è niente, la provincia, le istituzioni della regione hanno identificato un'area di quasi 40 ettari, più di 40 ettari, quasi 50, che va conservato, che va caratterizzato, perché ha delle particolarità. E questo sito è un sito dell'ISPRA, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale. È un sito, è una realtà nazionale, 1.400 persone passa, un budget 2015 220 milioni di euro, e in particolare lì c'è questo laboratorio, uno dei due o tre laboratori italiani, dove viene trattato niente che meno che il genoma, tutto il genoma degli animali. Quindi c'è una capacità, addirittura c'è un archivio storico di dati impressionante. E tutto questo genoma permette sì di capire se l'animale che hai in casa è nato in cattività o invece è arrivato da un'altra parte del mondo, quindi anche ci sono degli impieghi forensi, ma soprattutto studia le mutazioni degli animali e le mutazioni che poi sono mutazioni che probabilmente coinvolgono già anche i cittadini. Quindi non si capisce come faccia ad essere ignorato una realtà che è valutata nel sito dell'ISPRA 12 milioni di euro, come si faccia di fianco a una realtà di questo genere a dire dove metto queste attività di stoccaggio rifiuti. E dove le metto lì? Uno dice no, non è possibile, quindi, con tutto il posto che hai. Io le interrompo solo un attimo per dare il numero per gli sms e i whatsapp, che potete partecipare alla trasmissione scrivendo al 336 20 64 68. Ma anch'io sono andata un po' a documentarmi, quindi abbiamo due realtà. Se non fosse importante quella agricola, perché è una zona appunto dove si svolgono attività agricole, che quindi andrebbero sicuramente un po' modificate se ci fosse vicino una discarica del genere, abbiamo appunto anche questa società molto importante. Loro, leggevo dalle sue carte, sostengono che sia semplicemente una discarica. In realtà poi invece avete scoperto che si tratterà anche di rifiuti tossici, non solamente di avanzi edilizi piuttosto che insomma la classica bottiglia di ammorbidente. Si parla di rifiuti tossici. Certo. Certo, diciamo che in realtà questo, per essere corretti, è definito un sito di stoccaggio. Stoccaggio vuol dire che i materiali entrano. Certi materiali possono essere divisi, suddivisi, trattati in una certa maniera, e poi questi materiali devono prendere delle strade specifiche per il loro recupero, riutilizzo. E questo vale per i materiali riciclabili. Riciclabile non vuol dire che lo puoi mangiare, vuol dire che può essere tossico, nocivo, non nocivo, però alla fine è riciclabile. Però lì ci sono anche delle quantitative rilevanti di materiali nocivi non riciclabili, e questo è in totale contrasto con quello che sono le normative attuali del POC, del piano operativo comunale. Quindi questo è un primo gradino oltre ad altri. Quindi indubbiamente questa è un'attività che non ha motivo di stare lì, è una realtà che crea dei problemi a tutte le case che ci sono intorno, civili abitazioni, e crea dei problemi alle culture, perché le culture che hanno delle caratteristiche peculiari, perché devono essere fatte in determinati ambienti, possono perdere delle certificazioni, e quindi, come a suo tempo, non so, un'autostrada ha fatto perdere delle classificazioni bio per la plasma o altri, queste sicuramente non aggiunge un plus, un più a queste produzioni. Quindi gli agricoltori sono sicuramente non scontenti, ma arrabbiatissimi, sì, e anche qui le associazioni sono state coinvolte. In particolare ci sono altre cose. Noi abbiamo una zona, in questa zona ci sono dei pozzi, tutti i pozzi che alimentano Molinella, Budrio, ma che alimentano anche Bologna, e ci sono delle zone molto ampie che vengono chiamate di ricarica falde. Questa zona di ricarica falde, in una cartina non troppo recente, arriva a 600 metri da questa prevista realizzazione. Ora, 600 metri la ricarica falde non
non è una cosa che la si studia tutte le mattine, come ci sono i terremoti, i movimenti, ci sono le zone argillose, ci sono delle crepe, e quindi quel che succede sotto terra non lo sappiamo. Noi riteniamo che sia un margine di sicurezza inesistente. Faccio un esempio che può far ridere, ma fino a un certo punto, se cadeva il suo pollaio, lei poteva ritirarlo su senza bisogno di niente. Oggi improvvisamente hanno deciso, qualche anno fa, insomma, voglio dire, che le zone occorre c'è la normativa per i terremoti e la sismica, e anche un 2 metri per 2 per 1,80 di un pollaio lei lo deve fare con la sismica. Allora, prima non era necessario la sismica, improvvisamente diventa necessario. Quindi qui vogliamo non guardare in faccia la realtà, qui vogliamo, non c'entra il nodo ecologico, non c'entrano 12 milioni, non c'entra il genoma, non c'entra l'ISPRA, non c'entra l'acqua, non c'entrano i contadini, non c'entra l'agricoltura, non c'entra niente, lo dobbiamo fare lì perché 10 anni fa abbiamo deciso che dobbiamo fare lì. Allora uno dice, ma allora sei duro. Allora siamo no, proprio... Perché se non hanno capito da sole appunto tutte queste concomitanze di cose, voi avete anche prodotto una perizia. Noi abbiamo prodotto una perizia, abbiamo avuto un riconoscimento incredibile in un consiglio comunale aperto che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto di sentirci dire da un delegato della città metropolitana, che la delegato all'ambiente, credo, no? Che la perizia non serve niente, che la perizia non è centrata, e che la procedura di valutazione impatto sanitario, la famosa VIS, è già fatta, quindi è già compresa in questa procedura in atto, che vuol dire valutazione impatto ambientale, questa via, questa è la procedura che è in atto. Però noi non vediamo nulla di tutto questo. Qui c'è la negazione dell'evidenza. L'importante è fare, finire, concludere, andare avanti. Poi eventualmente i problemi ci penseremo. Stiamo ancora pensando a quelli dell'amianto, i Ferrari Company, e quindi siamo un pochino lenti. Mi sia concesso questo. La Germania in Europa fu la prima, in tempo di guerra, nel 1943, che riconobbe danni a dei privati cittadini da esposizione all'amianto. Cioè, in tempo di guerra un tribunale riconobbe questo. Noi siamo ancora lì che ci muoviamo, quello è scappato, quello è andato via, decadenza dei termini. Io dico che forse dovremmo darci una scrollata, ma dovrebbero i tecnici, eccetera. Peccato, ripeto, che le persone valide non ci sono, ma noi evidentemente non le troviamo. Quindi io chiedo, come abbiamo chiesto in questa lettera all'amministrazione comunale, in primis al sindaco Lucarelli, io chiedo, abbiamo già chiesto anche in questo consiglio comunale, la formazione di un tavolo di concertazione per poter discutere seriamente di tutte queste cose, non sentirci dire ma c'è tutta la procedura, c'è in corso, hanno tutto in mano gli altri. Il sindaco ha delle responsabilità che sono, con le nuove leggi, aumentate a dismisura rispetto a 5 anni fa, 10 anni fa. Quindi la storia di Ponzio Pilato è una storia che non può andare avanti. Quindi, senta, ma dunque, non conta la perizia, non conta tutto quello che abbiamo detto, allora io le faccio questa domanda all'italiana: chi ci guadagna? Qualcuno che ci guadagna ci sarà certamente, perché ci guadagna che bisogna andare avanti, bisogna fare delle cose, non importa che cosa, bisogna andare avanti. Alla sua epoca furono fatte queste APEA, aree produttive ecologicamente attrezzate, che poi dovevano essere il sogno dell'industria, poi dopo l'industria ha deciso di avere un crollo, c'è stata la crisi della crisi, eccetera. Quindi bisogna imparare ad aggiornarsi rapidamente, ma rapidamente non vuol dire 5 anni. Se 10 anni fa poteva far parte di programmi a noi sconosciuti, perché questa è la trasparenza di un vetro sabbiato, dove non vede niente dall'altra parte, però è vetro, quindi è trasparente, non è vero. Quindi in realtà il cittadino non viene detto niente, viene nascosto
tutto l'impossibile, qualcuno ci guadagna. Noi possiamo pensare che per vicinanza con altre realtà ci possono essere degli accordi che di qui a un anno, due anni o magari queste realtà che sono 4 ettari l'una, 3 ettari l'una, domani diventino il doppio, il triplo, quindi chissà, non è dato sapere, perché tutto si cambia, proprio quello che non sarebbe da cambiare lo si cambia, quello che fa comodo, però sono i misteri della politica, i comuni che rimangono i luoghi ideali di conduzione di un gruppo di cittadini, di un vivere comune, sano, eccetera, in realtà sono delle, a nostro parere, roccaforti. Peccato, perché Ozzano avrebbe gli elementi, avrebbe anche delle industrie, avrebbe anche delle persone, ma se volessimo, sono tristi confronti, ma se vogliamo confrontare un attimo l'operatività di comuni come Castenaso, San Lazzaro, su quello che è stato fatto, anche su forme di contestazione, su grandi progetti, no? Senza fare nomi e cognomi, mi sembra che qui siamo fermi al palo, qui navighiamo guardando all'indietro, molto pericoloso, molto... Sì. Molto... Ma partendo dal presupposto che comunque questi rifiuti che noi produciamo da qualche parte li dobbiamo mettere, ci sarebbero delle aree supplettive, cioè magari in una zona vicino a una zona agricola, senza troppe abitazioni, senza falde acquifere, esistono delle... Voi avete fatto una ricerca anche di questo tipo, allora, per suggerire un'alternativa? Certo. Dunque, innanzitutto questi progetti dovevano nascere perché è scritto così, non perché lo diciamo noi, dovevano nascere con una valutazione di alternative possibili. Le alternative non sono mai state ricercate in nessuna sede, in nessuna forma, ma qualcuno ha detto le banane sono mature, ha detto si fa lì, così è come è nato, però era quasi 10 anni fa e quindi... I primi parti mentali sono nati circa in quell'epoca. Però anche 10 anni fa era un polo agricolo quella zona? No, 10 anni fa c'era la nuova Geovisse che faceva l'attività che fa oggi Era Ambiente, però non si poteva definire polo. Polo è quando lei vuole affiancare altre realtà e poi dargli un'etichetta, una collocazione, una cosa di questo genere. Quindi ci sono le aree, ma soprattutto noi diciamo due cose: le aree ci sono se le cerchi, se le vuoi cercare, e le devi mettere dove ci sono le aree, non per forme di convenienza, che a noi non risulta dove sia la convenienza, le vai a mettere su un'area di ricarica falde, attaccato a 12 milioni di euro che io credo che non beneficerà il governo italiano, visto che sono 12 milioni dei cittadini, costruendo di fianco una realtà di questo genere. Ricordiamo che oltre ai rifiuti ci sono frantumazioni di inerti, quindi parliamo di tonnellate e tonnellate e tonnellate di inerti che dovranno essere frantumati, quindi producendo un rumore incredibile, e a Bologna ne abbiamo altre realtà, producendo polveri con vasche di laminazione enormi di acqua che diventeranno degli allevamenti intensivi, non di cozze come le trivelle, ma di zanzare. Tutto a posto, tutto ok, poi finché non avremo le facce piene di buboni, e poi ci dirà qualcuno, come già ci hanno detto, che... Quindi l'importante è continuare il loro sistema, è banalizzare, ogni argomento va banalizzato, si evitano i luoghi di confronto, si evitano i momenti di confronto, si evita il dialogo, perché sennò smonteresti quello che invece vuole essere un assunto, no? Qui a Bologna abbiamo una realtà viaria, senza fare entrare maggiormente, che ha preso improvvisamente una strada ben diversa da quella che era l'impostazione originale. Forse devo dire che ci sono delle motivazioni, sono state riconosciute che le motivazioni originali non erano così valide, forse ce ne sono delle altre, è questo che bisogna fare, bisogna imparare a cambiare rapidamente binario quando si vede che quel binario è sbagliato. E non è attuale, si cambia, ci si ferma e si dice ok, cosa possiamo fare? Questo è quello che semplicemente bisogna fare. Quindi adesso che cosa pensate, come pensate di continuare la vostra lotta? Come potremmo anche noi cittadini partecipare e aiutarvi?
Beh, dunque noi innanzitutto, ripeto, con quello che è la, quello che è la, 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 la raccolta firme è significativa ed è importante, perché la raccolta firme, se io ho tre firme, sono tre firme, se ne ho 3.000 ha un significato. Poi sappiamo che X firme in realtà comportano un movimento di pensiero che è almeno il doppio. Quindi un significato lo deve avere, quindi questo significato deve essere raccolto da un sindaco, deve essere e non può essere lasciato lì o non dico banalizzato, perché non è stato banalizzato questo argomento, però non considerato come meritava. Quindi innanzitutto i cittadini facendosi sentire e aiutando il comitato in, in tutte le maniere. Noi abbiamo un sito istituzionale, abbiamo nel sito, ci sono tutti gli elementi, ci sono le email e tutto quanto, aiutando il comitato, perché il comitato fa fatica nel fare tutta una serie di cose e ha bisogno di sentire una vicinanza con la cittadinanza. Certo. Il comitato non è sponsorizzato da nessun industriale, non è sponsorizzato da nessuno, non ha un colore è trasversale. Certamente abbiamo raccolto per fare un consiglio direttivo, un consiglio straordinario comunale, quindi con la partecipazione aperta a tutti i cittadini che potevano fare domande, le hanno fatte senza però ottenere risposte. Abbiamo avuto bisogno dell'attività delle opposizioni del comune di Ozzano, perché solo loro possono fare questa richiesta. Quindi abbiamo avuto dei contatti a partire dall'inizio del 2016. E però quindi diciamo che non c'è un legame particolare uniforme, ecco, sicuramente qualche legame maggiore c'è, qualche aiuto, perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, questo è sicuro. E poi consigli... è un aiutarci anche, perché è un problema di tutti, non è solamente... Non credo che purtroppo la gente non l'ha ancora capito, che il mondo è finito, il cortile è finito, l'area è finita, se qui non si comincia a guardare effettivamente, a pensare che uno ti può dare una mano e che non c'è un tornaconto. Non è che noi non lo vogliamo, noi sostanzialmente diciamo che si possono macinare le macerie o gli inerti coibentando una macchina che non faccia rumore, che non faccia dei rumori pazzeschi, o non producendo polveri. Queste cose all'estero vengono già tutte fatte normalmente. Tu giri, vedi uno stabilimento, vedi macerie entrare, macerie uscire e non sai se dentro fanno anche delle mozzarelle. Quindi perché non vogliamo imparare? Perché non vogliamo? Infatti la contestazione che è stata fatta è che è un'area piccola relativamente all'impegno comunque organizzativo che l'area necessita per fare questa attività, e quindi c'è una, forse anche una scarsa remunerabilità di chi ci lavora, no? Quindi ha tutta una serie di cose che non tornano, ecco perché noi diciamo forse nasce così, poi di qui a 6 mesi la prossima modifica richiesta e così diventa una cosa. Allora le aree industriali cosa servono? A essere dismesse, poi cominceremo a fare le villette nelle aree industriali con un tono un po' kitsch, un po' diverso, che magari sarà anche apprezzato dalla... Io credo che molto facilmente qui si va a scivolare sul ridicolo, sul sì, è che in gioco c'è proprio la salute, perché stiamo parlando di una cosa che... Infatti io in questi ultimi mi dicono dalla regia che abbiamo proprio terminato il tempo, però vi voglio ricordare il sito del comitato, quindi www.comitatolibericittadini.it, dove potete trovare tutte le notizie di cui vi abbiamo dato oggi voce, e tramite questo sito possono anche mandare delle mail di adesione, giusto? Certamente. E poi noi abbiamo dei tempi precisi entro i quali doverci muovere? Noi godiamo in questo momento, diciamo, di un'inaspettata anno sabbatico, perché la stabiliva che entro il 4 di gennaio doveva essere concluso tutto, poi la chiusura
della provincia, delle attività della provincia, ha fatto sì che la città metropolitana, che era competente fino a quella data per la definizione di questo progetto, non è più competente, è diventata competente la regione, ma c'è un incastro, una modifica di uffici, di attività, di competenze incredibile, perché 1.300-1.400 persone della provincia, ex provincia, vengono riassorbite dall'ARPA, da tutti i vari servizi, e quindi ha creato uno scompenso notevole. Quindi in realtà non sappiamo quali saranno i tempi, questo non ci fa certamente piacere. Siamo comunque già anche in regione con delle interrogazioni che verranno fatte a brevissimo, con delle opposizioni che hanno ben colto questa nostra in regione Emilia-Romagna, hanno ben colto questo nostro richiamo e hanno capito la validità di quello che noi stiamo dicendo, cioè che tutta una serie di cose che io qui ho dovuto condensare in una maniera che faccio molto fatica, lo è evidente, ma se vengono esaminate non possono essere disconosciute. Forse questo è il motivo per cui non ci si riesce a trovare intorno a un tavolo. Tanta carne al fuoco. Però noi, per quanto riguarda appunto radio e il nostro canale TV, daremo da questo momento importanza e rilievo all'argomento, perché appunto, come detto, tocca a tutti quanti ed è un argomento veramente da sponsorizzare in questo senso. Infatti il signor Gagliardi, lo vedrete, sarà ospite in molte trasmissioni, quindi informatevi, andate a leggere, a studiare questo sito, lo ripeto, www.comitatolibericittadini.it, partecipate alle trasmissioni, fatelo sapere, insomma parlatene, perché poi è la parola che crea, e quindi il passaparola ha sempre funzionato benissimo. Io saluto e ringrazio il signor Gagliardi, lo rivedrò sicuramente come ospite molto volentieri. In bocca al lupo, perché poi è per tutti, come si diceva. E auguri. Crepi il lupo. Saluto anche tutti gli ascoltatori e vi lascio in compagnia di Anselmo Ruocco con Arruocco Duro. Arrivederci. Grazie. Punto zero. Politica, sport, scuola, sanità, ambiente, servizi sociali, traffico. Punto zero. Uno sguardo attento ed esperto su Bologna. Com'è e come la vorresti. Punto.